says he's a Republican candidate running for America's top job, and he has gained 26,500 Twitter followers. Turns out, though, Mr. Anderson is really an Italian novelist and a marketing consultant named Alessandro Nardone, who has now admitted this is all a stunt. Hi everybody, ciao. I'm not in Sacramento, of course. I'm in Italy, and you know, it's a really strange adventure because I'm really campaigning against Donald Trump, against Marco Rubio, against Kasich. Hablar de engaño sería injusto. Quizás lo más cercano a la realidad sería decir que el personaje anuló a la persona. Eso es lo que parece haberle ocurrido a este escritor italiano, Alessandro Nardone, quien con su último libro, El Predestinado, convenció a miles de personas de que en realidad ese candidato presidencial existía. Pero la verdad es que se trataba de pura ficción. Si era inventato per fare pubblicità a un suo libro una candidatura alle primarie per la Casa Bianca. Giovanna è allibita, Giovanna Botteri. Sì. Ma non so, perché magari fra 4 anni ce lo ritroviamo presidente degli Stati Uniti. Beh, sai, se vince Trump tutto è possibile, addirittura Anderson. Certo. Oggi è il grande giorno, comincia la convention, partono ufficialmente i lavori. Make America Great Again riprende il celebre slogan dell'ex presidente repubblicano Reagan, che infiamma la memoria e cuori di tutti i repubblicani, Donald Trump. Donald Trump che oggi è qui. La convention è cominciata da pochi minuti, ma come vedete il clima si sta già facendo molto caldo. Tantissime le proteste nei confronti di Trump. From Hillary Clinton that we done. We want social justice and we want it now. To vote for Donald Trump. Yes, but also here. See, I'm a registered Democrat. I started Hillary's campaign. I know her. I wouldn't support her for anything. She's a disaster. And compared to Hillary, a chimpanzee could make America great. Donald, tu m'hai provocato e io ti distruggo. Avevo detto io, ti distruggo. Metto mano il noto vice di Donald Trump, Michael Pence. My fellow conservatives. Anderson for president. I've read about you. Yeah. America is now. Anderson for president. Anderson for president. These are people who work hard, but no longer have a voice. I am your voice. Donald Trump ha appena terminato il suo intervento, così si conclude la convention repubblicana. Sentite l'entusiasmo che parlano le strade. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Take care, man. Ciao. È tutto da Cleveland, ci vediamo in Italia per Vanity Fair. Alessandro Nardone, H. Alex Anderson. Grazie. tutti, siamo qui sulla mitica scalinata di Rocky a Filadelfia, dove questa sera si svolgerà l'ultimo evento della campagna elettorale di Hillary Clinton. Why are you voting for Alex Anderson and not for Hillary or Donald? Because he's the only real candidate. Alexander for president. Thank you. Elettorale di Donald Trump, che nel giorno del grande evento di chiusura di Hillary Clinton qui in Pennsylvania lavora a sprombattuto per fare le ultime telefonate in modo da convincere gli ultimi elettori indecisi. Thank you, Michelle Obama, for being my partner, my love, my rock, and an amazing First Lady. Hey, let's get out and vote. Philadelphia, tomorrow, let's make history together. Thank you, and God bless you. L'appuntamento è per domani a New York per l'Election Night. Quello che verrà debitato alla Clinton per quanto riguarda il discorso dell'email, che è molto grave a mio modo di vedere, è strettamente connesso alle sue donazioni che ha ricevuto, come diceva giustamente il professore, soprattutto da enti e da stati, in alcuni casi giudicati anche canaglia dagli Stati Uniti, ovvero che le lingue più maligne in parecchi blog degli Stati Uniti dicono: ma come, hai utilizzato una mail personale e quindi senza alcuna protezione, rendendoti assolutamente intercettabile da chiunque, quindi il tuo utilizzare quel genere di server assolutamente aperto poteva essere un modo per dire: ecco, accomodatevi, e leggete. Prendete quello che vi serve, ve li metto a disposizione. Questo sarà un argomento sicuramente della campagna elettorale. Quindi faciloneria in qualche modo, se non dolo. Esatto. Sicuramente negli ambienti repubblicani stanno festeggiando più che nei quartier generali democratici per la discesa in campo di Hillary Clinton. Lì sul campo questa campagna, certo, questa sfida tra Clinton e Trump, e la domanda che poi tutti ti faranno, chi vince? Secondo me ci sono forti possibilità che vinca Trump, mi sbilancio. Sentiti gli umori della gente, sì, perché addirittura è la maggioranza silenziosa cosiddetta che determina. Attenzione, teniamo ben presente gli osservatori, gli analisti nostrani che si sbilanciano invece a favore della Clinton. Io ripeto, non ho preferenze perché nessuno dei due mi piace, molto probabilmente voterei il liberale Gary Johnson, ma come capitò per la Brexit, non si vota solo a New York, a Los Angeles o nelle grandi città, si vota anche nell'America in cui la middle class è stata estremamente penalizzata, in cui c'è malcontento nei confronti della politica, e che lo vogliamo o no, Trump rappresenta l'antipolitica, e Hillary Clinton per i suoi trascorsi, per la sua carriera, rappresenta l'establishment, no? Quello che la gente adesso avversa, per cui Alex Anderson. I think that this is kind of a genius way to see how information spreads around the internet, because that's where people primarily get their information from. Not Trump, no Hillary. Why Anderson? Because he's the best. He's the best. I believe in all of what he says, and he really inspires me, and I can't wait for him to be president. Stand clear of the closing doors, please. Alex Anderson for president. He is the best. Everybody get your votes out. We got Anderson running for president in 2016. Martedì sera Hillary Clinton interverrà. Ciao a tutti di nuovo, a tutti voi che state seguendo qui con noi questa maratona elettorale. Come potrete facilmente intuire, qui a New York, nel quartier generale di Hillary Clinton, le facce tese si sprecano e c'è davvero una tensione incredibile. We're still counting votes, and every vote should count. Several states are too close to call, so we're not going to have anything more to say tonight. Qui a Times Square c'è ancora parecchia gente in giro. Come avrete sentito, Podesta, il capo della campagna elettorale di Hillary Clinton, ha dichiarato che vogliono avere certezza di voto su voto, praticamente ha fatto quello che ha detto che avrebbe fatto Trump, ovvero per il quale hanno criticato Trump, ovvero non accettare un risultato che ormai è acquisito. E di fatto ci hanno cacciati via tutti dal Javits Center, chiudendolo e dicendo che Hillary non avrebbe parlato questa notte ma che parlerà solo domani mattina a risultati certi. Adesso vi faccio vedere cosa c'è qui intorno. Andiamo a farci un giro insieme, andiamo a fare due passi a vedere che aria tira. È un'America che sta andando a dormire con un nuovo orizzonte di fronte a sé, che sicuramente è un'incognita. E come dicevo anche prima, moltissimo dipenderà anche da come interpreterà il suo ruolo il Grand Old Party, che ha vinto sia il Congresso che il Senato, e come si comporterà nei confronti di Donald Trump, un candidato fino a questa notte indesiderato per molti dei maggiorenti del partito, e che a partire dal prossimo 20 gennaio sarà il nuovo presidente. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. Appena uscita Hillary Clinton qui dal New Yorker, l'hotel che ha ospitato la sua conferenza stampa, un intervento, quello di Hillary, con il quale innanzitutto ha accettato il risultato, ha accettato il verdetto delle urne, dicendo che Donald Trump è presidente di tutti gli americani, e poi una frase sulle donne, con l'auspicio di rompere il tetto di Stato che le separa dalla presidenza degli Stati Uniti d'America. Hillary esce di scena dopo una campagna elettorale sicuramente aspra, la peggiore della storia degli Stati Uniti d'America, per i toni e anche per i contenuti. Una campagna elettorale che l'ha vista favorita sin dall'inizio, ma forse mal digerita sia dal suo partito che dalla gran parte degli americani che hanno deciso di votare per Donald Trump. Finisce il clintonismo, comincia il trumpismo, un nuovo giorno è cominciato qui negli Stati Uniti, vedremo quello che succederà. Alessandro Nardone, New York, bye-bye. I think the results of the election just show how divided this country is. There are two different versions of America that two different groups of people really believe in, and one group of people just outweighed the other. Hi, so it's very sad this morning. Yeah, so I'm really disappointed today. Since you are all Americans and it's about one, you should all come together and work together to make America great as the same. Different from Obama or the current state of things, Trump really brings in something different. Da poco terminata la parata del Veterans Day qui a New York. La grande questione è: saprà il presidente Trump ridare un posto al centro della società degli Stati Uniti d'America ai 22 milioni di americani che sono veterani di guerra? Nel gruppo Elezioni USA 2016 siamo live qui da New York a Union Square dentro al corteo anti-Trump. New York City Ice Cream. So disgusting because they've done such terrible things. Perché sennò qui arriva Berlusconi anche in America e si fa il replay, quindi non mi va di farlo due volte. Ma è già arrivato? È già arrivato ormai a questo punto, comunque si fa quel che si può, via. We're with the rest of the world and we're not gonna stop and we're not gonna accept Donald Trump and we're gonna make a difference. Hillary Clinton was voted in by the popular vote and Donald Trump won by the system, so we're here to protest that. I think the protests, the people want to protest, but I think it's a complete waste of time. It doesn't change the outcome, and it doesn't change Trump being president of the United States of America. So just causes, just a lot of crowds, as you can see. Because in Trump, I see a lot of Nixon, Pat Buchanan, and not an out right nation. No, I don't remember. He used to be a Democrat. Ciao a tutti, eccoci qui. Come vedete alle mie spalle siamo arrivati alla tappa finale di questo electoral tour, la Casa Bianca. È stata un'avventura sicuramente meravigliosa, indelebile, che è cominciata ormai un anno fa con la campagna elettorale di Alex Anderson, che mi ha portato prima a Cleveland alla convention repubblicana e poi a New York, dove ho seguito la notte elettorale e poi tutto il susseguirsi di avvenimenti che hanno seguito l'elezione di Donald Trump a 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Ringrazio tutte le amiche e tutti gli amici che hanno seguito i miei video, i miei post, che hanno letto i miei articoli. Ringrazio davvero ognuno di voi, ringrazio la mia famiglia per avermi aspettato per tutti questi giorni e se mi permettete concludo ringraziando Alex, che mi ha aperto tantissime porte qui negli Stati Uniti e che in un certo senso continuerà a farmi compagnia anche da oggi in poi. Un caro abbraccio, Washington, Casa Bianca, Alessandro Nardone, bye bye. Ma non è notte, no? Le 9:10 non è notte. No, non è notte. Sì, perché il direttore dell'FBI Comey ha scritto nuovamente al congresso della polizia, però per il momento è tutto tranquillo. Se mi consentite, un saluto a mia figlia Vittoria che ci sta guardando, un bacione a mia moglie Irene. Certamente lo. Non posso per me speciale. Certamente.